Alex. So cosa nascondi lì dietro. Di che parli? Di Nobody. Senti, Nicole, io volevo... Non ti devi vergognare con me. Perché non ammetti una buona volta che sei anche tu un suo fan? Dai, fammi vedere il cellulare. Stavi guardando il video che ho appena postato, vero? Quale video? Non l'ho ancora visto. Aspetta. Ecco, guarda qui. Se verrà distrutto il Blue Factory, perderemo tutti un pezzo di libertà. E quindi dobbiamo far sentire la nostra voce. E per farlo dobbiamo essere in tanti. Io ci sarò. Hai capito? Nobody in persona verrà questa sera a teatro. Wow! Dici che funzionerà? Ne sono certa. Beh, ora è meglio che vada a ripassare chimica in classe. Ci vediamo dopo. Se verrà distrutto il Blue Factory, perderemo tutti un pezzo di libertà. E quindi dobbiamo far sentire la nostra voce. E per farlo dobbiamo essere in tanti. Io ci sarò. Beccato. E non sarò l'unico a esibirsi su quel banco. Vi aspetto. Ci vediamo stasera. Nobody. Ragazzi, arrivederci. Arrivederci. Linda! Verrà anche Nobody stasera. E dove? A casa tua? Scusate, vi ricordo che stasera c'è l'evento per salvare Blue Factory. Ne aspettiamo in tanti, mi raccomando. È vero che ci sarà anche Nobody? Pare di sì. Speriamo. Non ci posso credere. Sai che cosa vuol dire questo, Samantha? Ovvio. Che Nobody verrà a Blue Factory. Intendevo dire che questo è un segno del destino. Significa che io e Nobody siamo destinati a stare insieme. Beh. Ehi, ti va se ci andiamo a fare un giro che devo dirti una cosa? Certo, che c'è? Andiamo. Allora, cosa dovevi dirmi? Che cosa succede, Sam? Non vuoi lasciarmi, vero? O si mi stai lasciando? Oh, no. Tranquilla, non potrei mai, assolutamente. Però magari tra poco vorrei farlo tu. Che cosa hai fatto, Sam? Ho vinto la borsa di studio. Lo sapevo che ce l'avresti fatta. Sei fantastico. Ma perché dovrei voler rompere con te? Perché se accetto dovrò fare liceo in un'altra scuola. E diciamo che non è proprio dietro l'angolo. Beh, penso che dovremmo lasciarci solo nel caso si trovasse su un altro sistema solare. E no, è sempre sulla Terra. E allora che problema c'è? Io e te abbiamo superato degli ostacoli giganteschi. Tipo Linda, eh? Mm? E tra quanto partirai? Ah no, aspetta, io non ho ancora accettato. Ma certo che accetti! Di cosa hai paura? Io e te siamo più forti di qualsiasi cosa. Anche della distanza. Alex & Co. A Disney Channel.